Io direi di fare un altro applauso vero, intenso, ai volontari, ai dottori, medici, alla presidente dell'ANT Fiorenza Paffetti Perugini, per il grande lavoro che svolgono per la nostra collettività e che hanno svolto anche e soprattutto nel periodo del Covid, nell'emergenza, quando noi eravamo a casa un po' impauriti, loro erano in giro per sostenere anche il sistema sanitario nazionale con la loro opera. 13 anni di concerti sono tanti, 13 cominciano a essere tanti, per me è un grande onore di poter collaborare con tutti quanti voi. E dall'anno scorso abbiamo fatto in modo che il concerto ANT fosse coincidesse con il concerto conclusivo della settimana del bel canto di Civitanova all'Opera e della masterclass tenuta da Ines Salazar, un grandissimo soprano, uno dei più grandi che abbiamo nel panorama internazionale di oggi, e quindi abbiamo il privilegio di averla qua con noi oggi. È una settimana intensa di lavoro nella quale i ragazzi, i giovani cantanti hanno opportunità di confrontarsi con lei, poi abbiamo avuto anche un altro docente, il maestro Giovanni Reali, che ha curato la parte registica e io ho curato la parte musicale. Ieri abbiamo fatto un bellissimo concerto a San Severino Marche con l'orchestra e oggi siamo qua a replicare quasi lo stesso concerto con il pianoforte che sarà suonato dal maestro Andrea Bosso, quindi stasera faccio il presentatore. No, grazie. No, anche perché in realtà la masterclass si decide alla fine il programma, no? Perché poi i partecipanti decidono alla fine cosa cantare. Qui non avendo voi un programma della serata, sarò io che di volta in volta, molto velocemente, senza annoiarvi, vi dirò due parole su che cosa si eseguirà. Cominciamo con Mozart, genio assoluto. A 3 anni già suonava, a 8 già scriveva, a 12 ha scritto la sua prima opera, Bastiano e Bastiana. A 19 ha composto questa opera di cui tra poco ascolteremo un'aria, che è la finta giardiniera. Sicuramente l'influenza del papà che lo faceva suonare in continuazione per le corti europee già da giovanissimo ha fatto in modo che la sua mente fosse davvero incentrata sulla musica, e quindi tutto quello che ha fatto l'ho fatto anche grazie a questa perspicacia del mondo che gli stava attorno. A cantare questa aria va pure gli altri in braccio, è una giovane mezzo soprano che viene da Nuoro e si chiama Roberta Serra. Invito anche il maestro Bosso. Sempre per te sarò.
secondo brano di questo concerto è un'aria a Mio cor di Handel, un compositore quale è vissuto un po' di tempo prima, nato nel 1685, è stato un anno eccezionale perché quell'anno è nato anche Domenico Scarlatti, un bravissimo clavicembalista e compositore, e anche Johann Sebastian Bach, quindi proprio un anno felice per un punto di vista musicale. Quindi torniamo indietro di almeno 80 anni, perché Mozart è nato nel 56, 1756, quindi parecchio, e questo però è il periodo proprio per l'opera, per la musica in generale, straordinariamente importante, come molte arti sono fiorite nell'illuminismo. Allora, a Mio cor, dall'Alcina di Handel, la canta un mezzo soprano di Fermo, che si chiama Anna Maria Ceci.
E dopo aver ascoltato un assaggio della musica dell'illuminismo e del classicismo di Mozart, adesso passiamo al bel canto, cioè il canto bello, la linea melodica che è, diciamo, importante, fondamentale nella costruzione di una, quindi di un'opera lirica. E di Vincenzo Bellini, che insieme a Donizetti è stato uno dei padri del bel canto, ascoltiamo Vagaluna, che è un'aria da camera. A cantarla è un giovane contralto che ha una vocalità del tutto particolare. È un artista poliedrica, perché sviluppa la sua creatività anche con la pittura e con scrive anche molto bene. E quindi ascoltiamola con molta attenzione. Si chiama Stefania Vitelli. Con
avete sentito la linearità proprio del canto di Bellini, questo è proprio il bel canto, la semplicità che produce sicuramente bellezza, fascino. Adesso da Bellini passiamo invece a Puccini, facciamo un bel salto in avanti con Tosca. Tosca che è la storia di amore, di passione e di gelosia anche. Che forse questo potrebbe essere il tema di questo concerto, perché ci sono molti aspetti diversi di amore e di gelosia, che a volte anche patologiche, ma che comunque diciamo ci sono diverse aree e opere che portano a questo sentimento, no? Che è proprio l'amore associato alla gelosia. In questo caso Mario Cavaradossi si è appena incontrato con Angelotti, che è un dissidente della Repubblica Romana, una persona che va contro anche un rivoluzionario, ecco. E è appoggiato da Mario Cavaradossi, il quale sta dipingendo nella chiesa di Santa Maria della Valle il suo ritratto dell'Attavanti, e mentre fa questo ritratto canta questa meravigliosa aria che è Recondita Armonia. A cantarla è il nostro tenore della serata, che si chiama Paolo Spagnuolo. Poco dopo, ecco che arriva Floria Tosca, donna gelosa, ma piena di un amore vero, che subito comincia a dire che cosa facevi, cosa stavi facendo. Ah, ok, quello è il ritratto dell'Attavanti, ma c'ha gli occhi celestrini, io c'ho gli occhi neri, falle gli occhi neri anche a lei come me. Insomma, tutti quegli atteggiamenti della gelosia sana, gelosia femminile. Allora invito Anna Maria Stella Panzini per il duetto Mario Mario, un duetto pugliese, perché siete entrambi pugliesi.
tanti pel mondo. Aspetta,
gelosa. Sì. Bene, un applauso anche al maestro Andrea Bosso per il suo grande lavoro nella masterclass e stasera. Complimenti a questo bellissimo duo, per questo duetto del primo atto. Mario Cavaradossi viene imprigionato da Scarpia, il tiranno, il quale le chiede di concedersi a lui in cambio di un salvacondotto per fuggire insieme da Civitavecchia. Lei naturalmente non può, riesce a concedersi a un altro uomo. E quindi, dopo aversi fatto firmare, il salvacondotto lo ammazza. Prima di tutto questo, però, prega, fa una preghiera, si rivolge a Dio, e canta questa bellissima aria Vissi d'arte, nella quale chiede perché me ne rimunere così. Io, che sono stata sempre devota, ho sempre fatto del bene, aiutato gli altri nella mia vita, perché mi concedi addirittura di uccidermi? In certo qual modo sono obbligata a fare questo gesto, no? Di uccidere un'altra persona. Un'aria veramente bella, toccante, a cantarla è sempre Anna Maria Stella Panzini, Vissi d'arte. Oh.
In questo percorso straordinario che stasera vi stiamo proponendo, in questa notte di incanto, da Puccini Tosca passiamo a Puccini Bohème, un'altra storia vera, verismo, illuminismo, classicismo con Mozart, Bellini, bel canto, ora abbiamo fatto un salto, siamo arrivati al verismo. Bohème è una storia diversa, colori diversi, è la storia di quattro artisti che vivono con poco, poveri, diciamo così, economicamente, ma ricchi nello spirito. Vivono una soffitta fredda a Parigi. Sono Rodolfo, Marcello, Schaunard e Colline. Sono il primo, Rodolfo è un poeta, poi Marcello è un pittore, Schaunard musicista e Colline è un filosofo. Sia Rodolfo che Marcello hanno una compagna, un amore. Rodolfo è innamorato di Mimì e Marcello è innamorato di Musetta, la quale cerca di farlo ingelosire, visto che il tema della serata è questo, amore e gelosia. Allora cosa fa? Si fa contornare di un sacco di sponsor, diremo oggi, vecchietti che magari gli danno, sono lì col regalo, il dono per elemosinare, non so, un sorriso. Lei li tiene vicini, così almeno fa ingelosire Marcello. E in questo momento, siamo alla vigilia di Natale, una grande festa davanti a Café Momus a Parigi, è secondo atto di Bohème, e lei fa questa sfilata proprio, vede Marcello da lontano per farlo ingelosire, fa una sfilata molto sensuale, un valzer, e canta "Quando me vo per la via, tutta la gente mi guarda e mi ammira". Allora Ines Epifanio, che viene dalla Calabria, canterà questo bellissimo valzer di Musetta. Oh,
Ora ci spostiamo in Francia con Camille Saint-Saëns, l'opera è Sansone e Dalila, tratto dall'episodio biblico di Sansone e Dalila. E l'aria si intitola Mon cœur s'ouvre à toi e la canta Maria Cecilia Ceci, che dovrebbe essere già qui, pronta, e che non è di Fermo, mi fa notare che invece di Ascoli Piceno ci teniamo molto alle tradizioni quindi, e all'appartenenza, quindi eccola qua, Maria Cecilia Ceci. Mon cœur s'ouvre à ta voix.
Da Sansone Dalila, sempre in Francia, arriviamo adesso a Carmen, un'opera molto famosa, celebre, che è un grande opera, cioè l'opera che acquisisce dimensioni più grandi, nell'orchestra, coro, grandi scene, lunghezza dell'opera stessa. E Carmen è un'opera dove la gelosia e l'amore è protagonista. Infatti non andrà bene, non finirà bene l'opera. Questo è il momento, la banera, in cui lei fa questa danza molto sensuale per conturbare Don José, che naturalmente rimane intrappolato. Allora, a cantare questa bellissima brano, la banera, è il mezzosoprano Roberta Serra, che prima abbiamo ascoltato in Mozart, ora appunto canterà a banera di Carmen, Roberta Serra, dalla Sardegna.
un'altra storia di amore e gelosia, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni su una novella di Giovanni Verga. E qui è una gelosia veramente particolare, perché anche qui non finisce bene. Turiddu è il compagno di Santuzza, però la tradisce con Lola, una ragazza bella, giovane, la quale però è impegnata con Alfio. E questa cosa si viene a sapere, è proprio Santuzza che lo dice ad Alfio. Alfio che fa? Lo sfida a duello con un morso all'orecchio, come stile siciliano, visto che siamo in Sicilia, lo sfida a duello e lo ammazza. Questa è la storia di Cavalleria. Quindi c'è qualcosa di davvero, forse proprio insito nel nostro DNA, questo fenomeno che è la gelosia, è del tutto particolare, perché se ci pensiamo il delitto d'onore era parte del codice civile, penale della nostra Costituzione fino agli anni 70. Quindi si poteva ammazzare il marito, la moglie, cioè non si poteva, però c'era uno sconto della pena. Quindi vuol dire, la gelosia era quasi una cosa normale. Naturalmente questa è l'aria della bellissima di Santuzza, nella quale appunto dice alla mamma, la mamma di Turiddu, a mamma Lucia, appunto racconto la storia. Voi lo sapete, mamma, quando andò soldato, Turiddu aveva Lola, eccetera, eccetera. Quindi racconto tutta la storia, che poi va naturalmente a raccontare ad Alfio, e succede quello che succede. Musica straordinaria, che racconta anche la terra siciliana, anche gli aspetti della sicilianità, anche se Pucci Mascagni è livornese, quindi però si è fatto portavoce, insomma, di quella che sono i colori proprio della Sicilia. A cantare questa bellissima aria, accompagnata sempre dal maestro Andrea Bosso, sto rivivendo stasera un sogno, che è quello di presentare Sanremo, no? Mi sembra veramente di essere il presentatore di Sanremo. Il maestro Bosso dirige il maestro, no, non è così, però quasi. E a cantare è Anna Maria Stella Panzini. Forse del cielo.
Abbiamo parlato di Tosca e abbiamo ascoltato delle pagine veramente molto belle, non potevamo non farvi ascoltare l'ultima aria dell'opera di Mario Cavaradossi e Luce va alle stelle, che racconta le emozioni che Mario Cavaradossi vive l'ultimo giorno della sua vita, imprigionato a Castel Sant'Angelo, da lì a qualche ora sarà fucilato. Quindi prova delle emozioni. E quali sono le emozioni che si provano o che Puccini vuole descrivere qualche ora prima di lasciare la vita? Sono emozioni, le cose di tutti i giorni, le stelle, luceva alle stelle, l'olezzo della terra, lo stridio dell'uscio, del cancello, il passo che sfiora l'arena, naturalmente i dolci baci e le languide carezze, che ci accorgiamo di che sono importanti quando cominciamo a capire che quella cosa ci mancherà, no? Molto, veramente molto profonda questa aria. A cantarla il nostro tenore, Paolo Spagnolo. Le belle forme di ciò.
questo nostro percorso della notte d'incanto non potevamo dimenticare Giuseppe Verdi, il grande compositore del melodramma italiano, che dopo aver scritto, composto opere di tutti i generi, ecco che scrive l'ultima opera buffa, Falstaff, in cui il tema, il motto finale è tutto il mondo è burla. Quindi dopo aver toccato tutte le cose più profonde, intime, trascendentali dell'essere umano, trae questa conclusione. È il Falstaff è sul filo di un soffio Etesio, è l'aria di Nannetta che canterà Ines Epifanio. Bene, proseguiamo, siamo giunti quasi a termine di questo concerto, spero piacevole per voi, sicuramente, grazie. Sicuramente
un concerto che ci fa riscoprire, oltre alle caratteristiche, le diversità della musica e del canto, anche le diversità delle voci, no? E questo è il merito del grande lavoro che abbiamo fatto in questa masterclass, è sicuramente quello della maestra Ines Salazar, alla quale mi onoro di collaborare sia per queste masterclass ma anche per il concorso Anita Cerquetti, che quest'anno è arrivata la 10ª edizione, quindi dal 4 al 6 di settembre a Montecosaro ci sarà la 10ª edizione del concorso Anita Cerquetti, che dà delle possibilità di debuttare, di confrontarsi, come anche lo fa questa masterclass. Adesso facciamo un salto oltreoceano, arriviamo negli Stati Uniti nel Novecento, dove è un secolo davvero molto prolifico. In Italia c'erano i grandi compositori Petrassi, Malipiero dalla piccola, spaziando in Russia Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, in Francia gli impressionisti, Debussy, Ravel, in America Gershwin e Bernstein scrivevano musiche un po' diverse, un po' forse contaminate anche dal jazz, quindi è un nuovo linguaggio quello che hanno inventato loro, e forse il precursore è stato Rachmaninoff, che pur essendo russo poi era naturalizzato negli Stati Uniti, quindi ha portato la cultura russa agli Stati Uniti, però allo stesso tempo è stato influenzato dagli Stati Uniti, quindi ha scritto cose che si avvicinano molto a questo stile. Allora adesso ascoltiamo di Gershwin, dall'opera Porgy and Bess, l'aria celebre Summertime, e la canta Stefania Vitelli. Concludiamo con Verdi, Aida, grand opéra,
che rappresenta, dopo i primi anni di Verdi a Milano, che si era trasferito da Roncolo di Busseto, considerato un po' un contadino, insomma, un professore di campagna, con grande intuito, intelligenza, perspicacia e senso del teatro. Te che scrive le prime opere, comincia a convincere i suoi editori poter scrivere le prime opere, Oberto e Conte San Bonifacio, Giorno di Regno, che però poi non hanno un grandissimo successo. Il primo grande successo è Nabucco, probabilmente perché incarna a quell'epoca gli ideali del risorgimento italiano, va a pensiero, era il coro degli italiani, non degli ebrei, che volevano appunto uscire dalla oppressione dello straniero. E Aida è un altro grandissimo, grandissimo successo. A cantare una delle aree più belle, ritorna vincitore, è un soprano che viene dal Brasile e si chiama Priscilla Oligario. Mamma mia, prece, che sogno si muta, e rito il mio tormento.
Rimani pure Priscilla, complimenti, il concerto, si sono accese le luci, quindi vuol dire che si è concluso. Io invito tutti i nostri protagonisti, maestro Andrea Bosso, infaticabile, eccoci qua, Ines Epifanio, Anna Maria Stella Panzini, Anna Maria Ceci, Maria Cecilia Ceci, me lo ricordo tutti bene, Stefania Vitelli, Roberta Serra e Paolo Spagnuolo, applausone. Bene. A questo punto, se non ci sono richieste di bis, lo sentite? Ah, ok, adesso sì, adesso ho sentito, bene. Allora, come? Dopo di questo. Allora, adesso il bis, è vero? Cioè, eh sì, ho sentito bis. Allora, concludiamo con la barcarola di Offenbach, Bonne Nuit, buonanotte. Nuit d'amour, notte d'amore, di Offenbach. Tutti insieme. Complimenti, complimenti, grazie a voi, i vostri applausi. Grazie. A questo punto io inviterei la signora Ines Salazar sul palco, insieme a me, per un saluto.
per parlarci di questo grande lavoro che abbiamo fatto, anche Paolo Spagnolo naturalmente. Buonasera. Beh, innanzitutto grazie di essere qui con noi, di sostenerci, di darci sempre di più la voglia di continuare a studiare e a migliorare, sempre per voi. Vorrei fare un augurio a tutte le ragazze e anche a Paolo, ovviamente, perché ci sono delle persone che vengono perché hanno cambiato tecnica, hanno cambiato insegnanti, oppure hanno girato tanto. E per me è una grandissima responsabilità. Il lavoro è stato serio, forte, si sono stancati tanto, ma sono sicura che si porteranno con loro una percentuale di tutto quello che volevamo migliorare. E già per me è sufficiente, è già un qualcosa di positivo. Non importa che questa sera chi ha provato quella tecnica, chi ha provato, chi era un po'... Hanno provato, ho visto, hanno provato, ce l'hanno messa tutta. Ma l'importante è quello che succederà dopo, quando avranno il tempo di assimilare il messaggio di tutto il lavoro che abbiamo fatto nella settimana. Il maestro Sorichetti è stato straordinario, come sempre. Non vorrei dilungarmi troppo, perciò vi ringrazio. Ringrazio il maestro anche di questo bellissimo progetto. Siamo un team. C'è il maestro Sorichetti, naturalmente, il maestro Bosso, Giovanni Reali, maestro. E poi non potrei non nominare due persone che ci hanno dato veramente un grandissimo aiuto, un grandissimo sostegno. Parlo di Luisa Bisetto e Anna Dalbò. Veramente sono state determinanti. Vi aspetto al nostro concerto Anita Cerquetti. Non devo dire più niente. Grazie. Grazie. Grazie Ines. Allora adesso c'è una cosa molto bella quando ci sono i concerti, no? Il pubblico ha un grande potere. Bis. Che è quello di... Basta dire bis e già scatta la cosa. Bis. Quindi bis, ok. Mi pare che ci sia ancora un bis in programma, vero? Benissimo. Prego maestro. Oh.
questi cosi. Bene, bene, veramente complimenti, grazie, è stata veramente una bellissima serata che si conclude qua. Se c'è un'altra richiesta di bis, però mi pare che non ci sia, quindi ci concludiamo. Bis, ok, se l'ho sentito, sono un po' sordo. Allora, non so se c'è un altro brano che possiamo fare, forse sì, eh? Auguriamo a tutti che il sole splenda, che sia veramente una, domani, i prossimi giorni, una giornata meravigliosa di sole, proprio, questo sole mio che bene, o sole mio. Grazie di cuore a tutti voi, invito la maestra Inés Salazar, grazie di tutto il lavoro e complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie. Invito sul palco la presidente della delegazione dell'Ante di Civitanova Marche,
Fiorenza Perfetti Perugini e il dottor Marco Boccaccini, medico dell'ANT. Facciamo spazio? Sì, certo. Grazie. Mi pare che ci sia un pensiero per la signora. Belle rose. Grazie. Grazie. Belle rose. Grazie. Lascio il microfono alla presidente della delegazione, al delegata dell'ANT di Civitanova Marche, Fiorenza. Okay. Lo tengo io un po' distante. Allora, il mio dovere è ringraziare prima di tutto tutti i componenti della Masterclass che ci hanno regalato una serata veramente d'incanto. Grazie di cuore. Poi è mio dovere ringraziare coloro che moralmente e materialmente ci hanno sostenuto e ci hanno permesso di realizzare questa serata. Allora, ringrazio l'amministrazione comunale tutta, l'azienda dei teatri, l'associazione musicale Gilfredo Cattolica, l'Accademia Anita Cerquetti, il CSV Marche, Maria Rosa Berdini della Proloco e ancora il Banco Marchigiano, l'azienda Bocca di Gabbia, la farmacia Angelini e Assicurazioni Generali Corridonia, la nuova Elvis, la meccanica Blitz, la ciabatteria. A tutti voi grazie. Se entrando avete lasciato una piccola offerta, vi dico grazie a nome della delegazione. Se non l'avete fatto, potete farlo all'uscita. Giusto, mi sembra. Perché, come ho detto più volte, il nostro molto è il poco di tanti. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie, un grazie di cuore al maestro Sorichetti, ormai è diventato volontario ANT honoris causa. Grazie. Grazie a tutti, buonanotte, a presto. Grazie, arrivederci.